Ciao a tutti e benvenuti sul canale video di cuciramacchina.com. Oggi vi faccio vedere come fare queste boccettine a esagoni che sono molto simpatiche, con una zip sulla parte superiore e con dei momenti di cucitura a mano. Infatti la pochette andrà poi chiusa qui con una cucitura a mano e anche la zip ha una cucitura a mano sia interna che esterna. Esterna qui in questo caso con un punto filza normalissimo e poi con una cucitura molto piccola, non so se riuscite a vederla qui per chiudere la cerniera. È molto simpatica, a seconda della grandezza degli esagoni che utilizzate avrete una grandezza di pochette diversa, come ad esempio questa che è molto carina, ha una base poi alla fine rettangolare e anche qui la cerniera è cucita a mano. Vedete che per una parte è anche trapuntata. Qui si vede ancora più chiaramente, ci sono dei piccolissimi punti di cucitura a mano per fermare la cerniera e poi un punto filza per, anche esteticamente per chiudere la cerniera all'esterno. Sono delle pochette molto simpatiche da fare e carinissime e quindi vediamo adesso come si fanno. Per fare queste pochette avete bisogno di alcune sagome. Una sagoma, la sagoma di un esagono per la stoffa e una leggermente più piccola per la fliselina che andrà poi stirata sul retro dell'esagono. Per cui vedete che in questo modo la fliselina verrà attaccata sull'esagono della stoffa e ci sarà un margine che poi sarà il margine di cucitura, che è esattamente questo. Vi servono 14 pezzi, o meglio 13 pezzi più due metà. Avete bisogno quindi di una stoffa colorata simpatica, con fantasie simpatiche anche in abbinamento se volete. E la fliselina dovete tagliare anche 14 esagoni di fliselina che poi andrà attaccata sul retro dell'esagono di stoffa in questo modo e poi stirata. Avete bisogno di una cerniera, io la prendo all'inizio molto lunga in modo che poi sia più semplice da adattare alla lunghezza dell'astuccio. Considerate che per calcolare più o meno la lunghezza dell'astuccio sommate la lunghezza dei lati del mezzo esagono più diciamo quello dei due esagoni interni esterni. E vi fate più o meno un'idea della lunghezza della cerniera, quindi se la prendete più lunga è meglio. Sul sito potete scaricare le sagome e quindi stamparle, sia quella per la stoffa che per la fliselina, più la metà che vi serve per realizzare queste due metà superiori, questa e questa. In questo caso il cartamodello è leggermente più lungo in alto rispetto al cartamodello della sagoma, in questo modo, vedete, avanza una parte leggermente più alto in modo che poi vi ritroviate della stoffa in eccesso da tagliare e non in difetto. Avete anche bisogno di una imbottitura che è questa, un'imbottitura o anche il pannolenci va benissimo. Ritagliate quindi 14-13 pezzi interi di stoffa più due metà. Quindi io qui ho già tagliato gli esagoni e ho anche già stirato la fliselina sul retro. Vi faccio vedere come fare. Ecco, avete il vostro esagono, segnate la metà più o meno di questo esagono, quindi lo piegate in due, piegate in due anche il pezzo di fliselina, l'esagono di fliselina, e lo posizionate qui al centro, considerando più o meno i margini di cucitura che saranno poi questi. E prendete il ferro da stiro e stirate quindi la fliselina sul retro. Io qui ho disegnato uno schema di cucitura degli esagoni. Vedete quindi che ci sono tre file di esagoni più due sulla parte centrale superiore ed inferiore. Questa è la posizione su cui andrà poi cucita la zip o cerniera. Qui vi ho anche segnato i punti in cui poi andrà fatta la cucitura dei lati per chiudere la pochette. Le lettere A e B indicano due tipi di stoffa se volete praticamente creare un abbinamento di stoffe diverse, altrimenti utilizzate la stessa fantasia per tutti gli esagoni. Avete in totale bisogno quindi di 13 pezzi interi più due metà. Ecco qui, questa è la distribuzione degli esagoni.
Adesso dovete iniziare a cucire gli esagoni tra di loro, partendo però dalla prima linea. Quindi cucite prima la linea superiore, poi quella centrale, quindi quella inferiore. Poi gli esagoni andranno assemblati tra loro. La cucitura viene fatta in questo modo. Prendete due esagoni, metteteli dritto contro dritto, in questo modo, e la cucitura andrà fatta da questo punto a questo punto. Quindi non cucite la parte esterna, no, cucite soltanto da qui a qui. In questo modo potete cucire a mano o a macchina, lasciando quindi libero questo spazio. Cucite gli esagoni tra di loro, quindi il primo con il secondo con il terzo con il quarto, le prime tre linee. Ecco qui, ho cucito quindi le strisce. Vedete come ho fatto la cucitura da un punto all'altro della sagoma di fliselina, in questo modo, chiudendo ovviamente con un doppio punto all'inizio e alla fine. In questo modo ho fatto le tre strisce. Adesso devo cucire questo esagono nella metà inferiore e questo nella metà superiore. Quello l'ho già cucito. Vi faccio vedere come cucire questo. Ecco come dovete quindi assemblare gli esagoni. Dritto contro dritto. Spillate. Ovviamente spillate anche tutti gli altri esagoni se vi trovate meglio. E poi spillate anche questo. Vedete in modo che questo punto si trovi esattamente in corrispondenza di questo. E qui fate una cucitura. Una volta fatta questa cucitura, non dovete fare altro che staccare la macchina, girare e quindi far combaciare l'altro lato, che è questo. Ovviamente io qui la cucitura ancora non l'ho fatta, quindi non viene perfetto. Ecco qui, avete rigirato. E fate quindi una cucitura anche su quest'altro lato qui. Quindi vedete che viene ad angolo qui, vi fermate nel punto centrale e poi ricominciate qui. Qui l'ho già fatto e vedete quindi la cucitura fatta prima qui e poi sull'altro lato. Una volta effettuata la cucitura, aprite. Potete stirare e vedete che gli esagoni restano uniti. Dopo aver unito quindi questi esagoni, bisogna assemblare le tre linee. Ho cucito quindi l'esagono sottostante, eccolo, e l'altro esagono superiore. Adesso le tre strisce vanno assemblate tra loro. Vi faccio vedere come si fa. Si parte quindi da questa striscia dall'estremo. Io metto degli spilli, ma voi ovviamente iniziate a cucire man mano che assemblate le righe. Vi faccio solo vedere come va poi girato l'esagono. Quindi qui fate una cucitura in questo modo. Dopodiché rigirate l'esagono e anche qui fate un'altra cucitura. Quindi anche qui va fatta una cucitura da questo punto a questo. Ancora girate, fate combaciare gli estremi dei lati e anche qui fate una cucitura da punto a punto. Quindi in questo modo assemblerete a zig zag la linea. Ovviamente con la macchina per cucire, cucite, staccate, girate e ricucite. Ho assemblato quindi tutti gli esagoni della mia pochette. Vedete quindi che sono tutti cuciti. Rifilate qui se ci sono degli avanzi o anche qui. Se ci sono degli avanzi di stoffa, dopodiché posizionate
L'imbottitura, io qui l'ho già stirata anche questa, imbottitura oppure pannolenci. La stoffa dell'interno, che è questa, e diritto, diritto contro diritto, posizionate la vostra pochette aperta. A questo punto bisogna imbastire. Quindi fate delle linee di imbastitura che dal centro vadano verso l'esterno, a raggiera. Dopo aver imbastito sulle linee di diagonale tracciate, non dovete fare altro che cucire intorno al perimetro della pochette, lasciando anche in questo caso un'apertura che io segno per non dimenticarmene qui. Questa è un'apertura che va lasciata e poi qui cucite seguendo il margine di cucitura. Dopo aver imbastito, quindi, ho fatto le cuciture laterali, come vedete qui. Quindi ho cucito intorno alla pochette e ho lasciato questa apertura. Adesso togliamo l'imbastitura. Tolta l'imbastitura, vado a tagliare lungo il perimetro, in questo modo. Dopo aver tagliato l'eccesso di stoffa, quindi qui intorno, devo rivoltare. Però prima di rivoltare a diritto faccio negli angoli dei piccoli taglietti, in questo modo. Dopo aver tagliato tutti gli angoli, rivolto a diritto la pochette. Usate un ferro da maglia per tirare fuori gli angoli degli esagoni. Questa è la pochette rivoltata a diritto. Vedete qui che l'angolo viene perfetto dopo il taglio. Si vede in modo molto definito. Adesso bisogna chiudere l'apertura, quindi spillatela, stiratela, spillatela e poi con il punto invisibile la cucite a mano. Per il punto invisibile procedo in questo modo. Prendo all'interno della prima piega un punto e poi esco sull'altra piega all'interno. I punti devono essere veramente molto piccoli, in modo che poi la cucitura non si veda, e deve essere fatta all'interno delle due pieghe. Anche questo assicura l'invisibilità del punto. Quando state per arrivare alla fine, fate l'ultimo punto. E prima di tirare via il filo chiudete con un nodino. In questo modo. E poi per nascondere il nodino infilate dentro l'ago, uscite all'esterno in un qualunque punto, tirate e tagliate il filo. Ecco, la cucitura invisibile è stata fatta. Adesso, se volete trapuntare l'astuccio, potete fare delle cuciture tra gli esagoni, ad esempio, oppure, come ho fatto qui, fare una cucitura decorativa, anche con un filo diverso da quello utilizzato dalle stoffe. Oppure lo lasciate così. Potete sbizzarrirvi come più vi piace. Adesso, dopo aver fatto la quiltatura, bisognerà andare ad unire i vari punti degli esagoni per chiudere l'astuccio in questo modo. Quindi occorrerà fare una cucitura qui, qui, così e poi lungo la verticale. Ora io nella pochette precedenti alcune le ho cucite a mano, quindi vi faccio vedere che ho utilizzato un punto veramente piccolissimo con un filo ovviamente in tonalità con la stoffa interna in modo che non si veda, quindi è una cucitura veramente piccola piccola piccola, però potete anche cucire con la macchina, potete
Per esempio, qui vi faccio vedere che ho appunto cucito con la macchina, rimanendo veramente un paio di millimetri dal bordo. Quindi spillando insieme gli estremi degli esagoni e poi cucendo ad un margine veramente ridottissimo. Ecco qui, cucito e rivoltato la pochette. Quindi all'interno ho finito di cucire con la macchina per cucire. E quindi questa è la pochette pronta e rivoltata. Adesso bisogna mettere la zippa. Per la cernia lampo, che abbiamo detto è meglio sceglierla un po' più lunga rispetto alla misura che ci serve, io di solito la imbastisco. Quindi bisogna imbastirla qui sul bordo, lasciando almeno un 2-3 cm verso l'esterno, magari puoi tagliarla qui. Dopo aver posizionato la cerniera lampo, provvediamo a imbastirla tutta intorno e a sistemare queste estremità della cerniera. Adesso sul diritto, con il punto filza, quindi a mano, cucite la cerniera, mantenendovi a mezzo centimetro di distanza dal bordo. Iniziate partendo dall'interno in modo che il nodino non si veda. Dopo aver cucito appunto filza la cerniera, togliete l'impastitura e rivoltate al rovescio la pochette. Rivoltate al rovescio la pochette e ripiegate indietro gli estremi della cerniera in questo modo. Adesso qui dovete fare una cucitura piccolissima a mano lungo la cerniera, chiudendo quindi anche questa parte dell'estremo e continuare sull'altra parte. Ho terminato la cucitura. Vedete quindi che con dei puntini molto piccoli, fatti con del filo in abbinamento alla fodera interna dell'astuccio o comunque della pochette, non sono visibili in sostanza queste cuciture e quindi resta pulita l'applicazione della cerniera. E la pochette d'esagoni è finita. Come sempre trovate tutte le informazioni e le misure e le sagome per realizzare queste pochette sul sito di Cucire a Macchina. Inoltre troverete un metodo per disegnare gli esagoni da sole, in modo da poter creare l'esagono della dimensione che volete per realizzare pochette più o meno grandi o anche più piccole di queste che ho cucito io. Spero che vi sia piaciuto questo progetto e alla prossima. Ciao!